si può spostare la tassazione a chi non paga, glielo abbiamo detto tante volte. Partiamo dall'accordo con la Svizzera sui capitali che sono scappati, diamo forza al contrasto all'evasione fiscale e, come hanno detto Luigi e Raffaele prima, noi siamo con i lavoratori delle agenzie delle entrate di Equitalia, non ci stiamo con quelli che sono i veri poteri forti di questo paese, che sono quelli dell'evasione, della corruzione, della sistematica sottrazione di patrimonio pubblico. E lo diciamo, ci sono parsi un po' arrendevoli i tecnici del governo di fronte a un Parlamento che voleva affrontare poco i temi della corruzione, e c'è bisogno, non domani, oggi, di dire che il falso in bilancio delle imprese viene condannato, perché se no non ripartirà mai quell'economia legale che è quella di cui abbiamo bisogno per creare lavoro. E vorremmo ancora dire, gliel'avevamo detto a dicembre, gliel'abbiamo detto tutti i mesi, non si possono fare riforme che lasciano tanti lavoratori senza risposta, e vale questo per il mercato del lavoro, ma si può continuare a dire e sostenere che si possono cambiare gli ammortizzatori nel momento in cui la crisi continua a essere così pesante? Bisogna dare una risposta positiva alle persone, e lo diciamo neanche tanto sommessamente, quella legge è brutta e sbagliata, e se ricominciassimo da capo sarebbe molto meglio che non approvare quell'insieme di norme che determineranno solo problemi. E ancora, noi vorremmo dire che la guerra dei numeri non ci appassiona, non ci appassiona mai, men che meno quando si rischia di ridurre tante persone che hanno problemi a dei soli numeri e alle risorse necessarie. Ci sono voluti 7 mesi perché qualcuno dicesse quali sono i lavoratori esodati in mobilità che devono ricongiungere, che non hanno avuto una risposta, anzi sono stati lasciati a piedi dalla riforma di questo governo. Ma non si può continuare un balletto sui numeri, perché bisognerebbe avere il coraggio di dire una cosa semplice: un paese ha diritto alla trasparenza, e gli enti pubblici come il governo sono tenuti alla trasparenza, non a costringerci a inseguire ogni giorno un numero differente. Ma vorremmo anche dire che non ci appassiona il balletto dei numeri, perché abbiamo già visto a cosa serve. Quando i numeri servono a dire che van bene i decreti che fa il governo, non ci siamo, perché tutta la costruzione dei 65.000 non è stata la risposta alle persone, è stato dire: io ci metto questi soldi, li divido per il numero di persone necessarie e decido che così è risolto il problema. E allora, siccome martedì alla Camera il governo dovrà rispondere sul tema degli esodati, vorremmo suggerirgli che si presenti a quel dibattito dicendo che si fa una norma generale che riconosce a tutti i lavoratori e alle lavoratrici che non hanno potuto andare in pensione per la riforma, ci andranno, e ci andranno con i criteri precedenti. Non vogliamo altri decreti e decretini, vogliamo una norma di principio che dia la risposta a tutti. E vorremmo anche dire che gli annunci che vediamo sui giornali sulla spending review ci stanno preoccupando. C'è un coro che dice che bisogna tagliare la spesa pubblica, che questa è la grande risposta per il paese. L'abbiamo detto in tempi non sospetti, c'è tanta spesa pubblica che in effetti si può tagliare, si possono chiudere le società inutili, si possono ridurre le consulenze, si può decidere di non comprare facendo gli accordi con la malavita organizzata, ma comprando invece seriamente ciò che serve all'amministrazione pubblica. Ma vorremmo che non ci sia nel governo una tentazione che abbiamo visto tante volte, che per fare cassa subito in fretta si tagliano le retribuzioni ai lavoratori pubblici, perché questa non è spending review, questa è tagliare ancora una volta
le prestazioni ai cittadini e non rispettare il lavoro. E allora vorremmo che questo governo si ricordasse che il Paese non è fatto solo delle relazioni internazionali, il Paese è fatto dalle persone che ogni mattina vorrebbero poter uscire di casa, andare al lavoro e tornare a casa avendo la loro retribuzione, e che se non sposta lo sguardo su di loro continuerà a fare gli errori e le cose che non ha fatto fino ad ora. E vorremmo dirgli che equità non è una parola priva di senso. Equità ha senso se l'obiettivo quotidiano è quello di ridurre le diseguaglianze delle persone e ripermettere ai ragazzi di andare a scuola e non di subire i tagli, e permettere a chi perde il lavoro di avere la prospettiva di ritrovarlo, e permettere a un lavoratore pubblico di poter sorridere al cittadino che ha davanti perché sa che lavoro sta facendo e non ha il problema di domandarsi se domani ci sarà ancora, ed è permettere ai tanti pensionati e pensionate che il 20 saranno unitariamente nelle piazze d'Italia di immaginare anche per loro un futuro positivo. Ci hanno raccontato fin dal primo giorno che era il governo dell'equità, della crescita e del rigore. Abbiamo visto solo il rigore e possiamo adesso dire che quel rigore ci ha messo più in difficoltà, non meno in difficoltà di quello che era il Paese. E allora lo diciamo con la grande serietà di chi sa che è dentro una crisi la più difficile della storia del nostro Paese, ma che anche sa che deve dare una risposta alle persone, deve rappresentargli una prospettiva. Noi diciamo a questo governo: cambia agenda subito, faccia le cose che si possono fare, e sappia che se questa agenda non cambia noi saremo nelle piazze, continueremo, perché noi non ci rassegniamo e sappiamo che non c'è altra prospettiva che quella di ripartire dal lavoro. Il 20 saranno in piazza i pensionati, il 2 luglio saremo a Napoli con la grande manifestazione, perché uguaglianza vuol dire anche ridurre il divario tra nord e sud di questo Paese. Ma ci lasciamo oggi dicendo ad ognuno di voi: ricominciamo in ogni territorio, costruiamo in ogni territorio la mobilitazione, e il governo sappia che se le risposte non ci sono, se non riprende il confronto, torneremo nelle piazze e ci torneremo presto.